Questa settimana siamo arrivati a Mondaino, siamo proprio al confine della provincia romagnola con quella di Pesaro Urbino, un piccolo borgo famoso soprattutto per la piazza Padella, poi vedremo perché si chiama così, per la sua forma, ve lo spoilerò subito, ma in realtà è un piccolo borgo che ha tanto da raccontare in fatto di cucina, di storia, di prodotti tipici e anche una storia di musica che arriva fino in America. Insomma, ci divertiremo questa settimana, andiamo a vedere. Siamo qui con Angelo Chiaretti, che è presidente del Centro Dantesco San Gregorio in Conca. e nonché insomma personaggio molto conosciuto, persona molto conosciuta di Mondaino, storico, ma non solo, anche un po' la memoria della cultura del paese e anche produttore di formaggi stagionati nelle fosse. Insomma, una persona che ci può raccontare davvero tante cose. Io comincerei intanto salutandolo. Ciao, buongiorno, Angelo. Buongiorno. Grazie per averci accolto qui nel mulino. Partiamo da Mondaino, anche da questa struttura. Cosa ci sai dire di Mondaino? Sì, Mondaino già dal suo toponimo ci dice del Monte dei Daini o del Monte di Diana, ma la vera storia di questo castello è legata a tre grandi famiglie medievali e rinascimentali, Malatesti di Rimini, i Montefeltro di Urbino e gli Sforza di Pesaro. Il grande scrittore Fabio Tombari, che ha sposato una mondainese, ci ha dato una definizione marchignoli che non ci ha tolto più nessuno. Insomma, noi siamo per metà marchigiani, per metà romagnoli. Facciamo la piadina in due modi, sottile alla romagnola, però facciamo anche la crescia, ecco. Tra l'altro questa memoria legata un po' a questa storia medievale vive ancora oggi nel Palio del Daino. Sì, sì, noi quest'anno ripristiniamo questa festa meravigliosa, andata oltre la 30ª edizione, che richiama 20.000 visitatori, ma soprattutto che è una ricostruzione filologica del mondo quattrocentesco, quando per celebrare il 1459, quando Federico da Montefeltro e Sigismondo Malatesta si incontrarono qui a Mondaino per firmare il trattato di pace. Invece Dante Alighieri ruota anche lui attorno a Mondaino. Sì, 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 sì. Pochi sanno che Dante passò da queste parti nel 1302, anche se Boccaccio a testimoniarcelo dice che passò per Mondaino facendosi chiamare Filippo da Saludecio. E qui esponiamo la più grande Divina Commedia del mondo, opera di Amos Nattini, nel 1921, su mobile di Gio Ponti. Nel mondo ce ne sono due copie perché per diverse vicende sono andate distrutte, quindi ci sentiamo anche custodi di questa bella copia in tre volumi di 60 kg l'uno di Divina Commedia, difficilmente trasportabile, ecco, è più un monumento che un libro. Non da portarsi a leggere in un parco, insomma. No. All'interno di questo mulino, quando l'abbiamo acquistato, sono emerse tre fosse. Grazie a Oreste De Lucca, storico riminese, abbiamo anche i documenti sull'uso di queste fosse. E io e i miei figli ci siamo messi in testa di, anche per la presenza di pastori sardi, di rilanciare la produzione del formaggio di fossa. Vedi che uno dei formaggi si chiama proprio formaggio dei malatesti, perché quando la fossa è piena ci mettiamo sopra 2 metri di chicchi di grano che serviva per nascondere, ma in realtà poi, grazie all'Università di Urbino che si è interessata a questo, il grano nella fossa fermenta, nasce. Quindi alla fermentazione del formaggio si aggiunge la fermentazione del grano e viene un formaggio a doppia fermentazione, bellissimo e gustosissimo. Abbiamo
Abbiamo salutato Angelo, abbiamo lasciato il mulino della Porta di Sotto, ci stiamo recando attraverso Via Roma nella piazza principale, però abbiamo incontrato Alberto Giorgi, cultore di storia mondainese, che ci ha fermato qui. Siamo più o meno a metà della via di Via Roma, in questo luogo davvero suggestivo. Dove siamo, Alberto? Che cos'è? Siamo all'interno del convento delle Suore Clarisse, un convento che nasce all'inizio del 1600 e va a incorporare un precedente ospitale per pellegrini della fine del 200. All'inizio del 600 Bernardino Carboni, un signorotto di Mondaino, e fa testamento e lascia tutti i suoi beni per costruire questo convento, che viene realizzato e fondato attorno al 1630. Siamo in uno dei due musei delle esposizioni, questa riguarda le maioliche. Cosa ci racconta questa stanza? Ci racconta che Mondaino era famoso nell'antichità per le fiere e i mercati, ma abbiamo scoperto recentemente, perché questa qui è una scoperta solo di 25-30 anni fa, che Mondaino esistevano delle attività artigianali e artigianali artistiche, come questa della maiolica, molto importanti, che nascono. Questa qui è la fine del 400 e dura circa 3 secoli, e poi, come vedremo, ne abbiamo dopo un'altra legata agli strumenti musicali. Ed eccoci finalmente in Piazza Maggiore, anzi nella piazza a Padella, così come è conosciuta qui a Mondaino. Angelo, qual è la storia di questa piazza? Sì, anticamente era la piazza d'armi della Rocca Malatestiana, rimase in erba, mio nonno la raccontava, fino ai primi del Novecento. Sorprendentemente, giungendo a Mondaino, si trova un loggiato così elegante. Ancora non siamo riusciti a risalire al suo autore, però serviva ai mercati. E anche questo ci dice che erano mercati importanti, se il loggiato, rispetto a quello che abbiamo visto nel convento delle Clarisse, era diventato così arioso. Ingloba due antiche meridiane, orologi solari, che a mezzogiorno segnano la stessa ora e ci aiutano a capire come Mondaino sia perfettamente orientato verso sud. Comunque, questo è il cuore pulsante del paese, qui avvengono le nostre manifestazioni. Qui avviene il palio, la fase finale del palio. C'è un'altra parte della storia di Mondaino che merita davvero di essere raccontata, una parte sempre che riguarda l'artigianato, un artigianato di qualità, un artigianato musicale che ha varcato i confini, è andata oltreoceano, fino in America, vero Alberto? Sì, certo, è una storia molto bella, una storia quasi da film, che nasce all'inizio del Novecento, dove tre dei figli di Antonio Galanti, un falegname, banista e giostraio di Mondaino, partono per l'America in cerca di fortuna. Prima parte Domenico, poi Robusto e infine Giglio, e cominciano a produrre fisarmoniche un pochettino anche sulla scia di quello che faceva il padre, perché sembra che anche il padre le costruisse qua in Italia. E cominciano a produrre queste fisarmoniche, cominciano ad avere un certo successo, e nel 1924 tornano in Italia, aprono la fabbrica di fisarmoniche a Mondaino e cominciano a produrre fisarmoniche di altissimo livello, riconosciute come tra le migliori soprattutto negli anni 20 e anni 30 del Novecento.